chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Il profeta Gioele, di cui abbiamo ascoltato nella prima pagina un frammento, è uno che vive sulla sua pelle la situazione di un popolo in diaspora, disperso. E ciò nonostante, Gioele proclama che Dio è capace addirittura di convertirsi, cioè di cambiare in benedizione la distruzione che aveva progettato di mandare sugli uomini. In realtà la distruzione più insidiosa, che è la guerra, non è mai voluta da Dio, ma è sempre il frutto delle scelte degli uomini, che così facendo, come possiamo ben vedere in queste ore drammatiche, si allontanano dalla ragione e dall'amore, e in definitiva si allontanano da Dio stesso. Ed è allora una fortuna che sia Dio a convertirsi, come nell'umanità del suo figlio Gesù. In Gesù di Nazaret, infatti, abbiamo ascoltato le parole audaci dell'apostolo Paolo nella seconda pagina. In Gesù di Nazaret addirittura si fa peccato in nostro favore. Dio si converte pur di venire incontro agli uomini che si allontanano da Lui. Questo è il senso della nostra fede cristiana, che questa sera condividiamo tutti, anche con voi, fratelli e sorelle della comunità ucraina, qui rappresentati anche dal vostro cappellano, Don Rotislav, che collabora e concelebra con noi questa sera. Questo è il senso della nostra fede. E questo spiega anche l'invito che Papa Francesco oggi ha rivolto a tutti, credenti e non credenti, per una giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. Stando alle ultime notizie, anche quelle che abbiamo intravisto prima di venire qui in chiesa, la preghiera e il digiuno rispetto al dilagare della violenza, della distruzione e della morte sembrano essere del tutto insignificanti, cioè inutili. Eppure pregare e digiunare sono azioni efficaci per preparare la pace, perché non si può mai essere neutrali davanti alla guerra, ma non basta essere genericamente pacifisti, occorre essere pacificatori, che è qualcosa di più, perché il pacificatore è colui che in forma proattiva fa qualche cosa per scongiurare la guerra e per promuovere la pace, perché appunto la situazione cambi. Ma viene da chiedersi: cambiare, ma da dove partire? Dalle parole che tra breve ciascuno di noi sentirà risuonare sulla propria testa nel momento dell'imposizione delle ceneri. Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Tutti sappiamo che dobbiamo morire, e in questi ultimi anni noi qui, prima col terremoto e poi con il Covid, ce lo siamo ricordati più di frequente. Questa consapevolezza, che è solo di noi umani, tra i viventi, è ciò che ha fatto nascere la cultura, è ciò da cui si sprigiona la fede. E in queste ore
sono le bombe di Putin che fanno ritornare alla mente questa certezza. Ma in che senso la memoria di essere polvere può aiutare la pace? Perché ci ricorda che tutto è destinato a volatilizzarsi come le strade polverose se non sappiamo, ricordando la nostra morte, esercitarci in due cose che fanno l'essere umano, che la guerra invece cancella. E queste due cose sono l'intelligenza e la volontà. L'intelligenza, anzitutto, per capire che cosa sta accadendo al mondo, che sembrava proiettato, almeno in Occidente, verso un progresso inarrestabile, complice anche una tecnologia sempre più raffinata, e che invece si ritrova all'alba di questo nuovo millennio a sperimentare forme sempre nuove di violenza e di ingiustizia. L'intelligenza ci vuole per capire in che mondo ci troviamo, così potente e nello stesso tempo con i piedi d'argilla. Ma non basta l'intelligenza per capire. Per capire veramente ed entrare dentro la realtà ci vuole anche la volontà di avvertire il dolore del mondo, perché soltanto il dolore ci cambia. Quando diventiamo impermeabili al dolore degli altri, si finisce per diventare insensibili e per andare avanti ormai indifferenti. La crisi della guerra ci ha colti in un momento nel quale finalmente, dopo due anni, ci sembrava di cominciare ad intravedere la luce nel fondo del tunnel. È uno shock. Siamo stati abituati ad una vita di benessere e di pace. Purtroppo la nostra pace era pigra. Ci siamo abituati a tal punto a questa pace che abbiamo dimenticato la gente che soffriva proprio accanto a noi, e non da pochi mesi, ma da molti anni. Gesù conclude, anzi avvia la pagina evangelica che abbiamo ascoltato per ultimo, e concludo anche io con queste parole suonanti: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Gesù stigmatizza l'ipocrisia di chi si accontenta dell'apparenza e scansa la vera lotta, che è una lotta che ci vedrà impegnati in questi giorni che precedono la Pasqua, non fuori di noi. Non è un combattimento contro qualcuno di fronte a noi, ma la vera lotta, che è più dura della guerra che si fanno gli uomini, è la lotta che ciascuno deve una buona volta ingaggiare contro se stesso, contro le proprie pretese, contro quelle che sono le proprie rivendicazioni, perché è solo questa lotta interiore che ci farà giungere a Pasqua rinnovati, per una Pasqua che attendiamo quest'anno ancora di più degli altri anni,
come dono che viene da Gesù Cristo, perché la vita e la pace abbiano a risorgere.